Nuova vita per gli ex baraccamenti cattolica nel cuore del centro di Taranto. Presentato un progetto di valorizzazione delle aree dismesse dalla Marina Militare. Il programma di attuazione dell'intervento, diretto dalla Direzione dei Lavori Pubblici del Comune di Taranto, prevede tre lotti. Il primo, un progetto per la riqualificazione del teatro, dell'area ristoro e di un ulteriore fabbricato destinato a sala prove. Il secondo lotto prevede un progetto di due edifici destinati al laboratorio musicale per bambini e ulteriori due edifici per il sociale. Infine, il terzo lotto vede un progetto di tutte le aree esterne della piazza centrale e dei sottoservizi. Uno spazio di aggregazione e sviluppo culturale, dunque, si è detto in conferenza stampa a Palazzo di Città. Un'area per cementare il rapporto tra anziani e giovani. Un progetto da 1.900.000 euro che verrà realizzato con il cofinanziamento di un soggetto privato. È giunta una sola manifestazione di interesse, ha detto il vice sindaco Tilger. La consegna dei lavori è prevista per la fine del 2019. Uno spazio di aggregazione e di sviluppo culturale rivolto a, sia soprattutto ai giovani per aumentare quella sensibilità rispetto al bello, rispetto al rispetto, rispetto alla cultura che, sul quale una città deve fondare necessariamente le proprie radici sociali, e un'altra area che sarà dedicata al sviluppo di un rapporto tra anziani e giovani, perché i tenutari di tanta esperienza di vita possano efficacemente trasferire il loro sapere alle nuove generazioni. Al centro una grande piazza all'aperto, che sarà il luogo di aggregazione di spettacoli e ci auguriamo luogo anche punto di riferimento rispetto allo sviluppo turistico della città. Si va ad incidere con il progetto su baraccamenti cattolici, su un posto della città molto importante, centrale, si riqualifica un posto dove gli anziani, i giovani, la cultura e la musica possono interagire, e dopo tanti anni si arriva a un punto di svolta con i lavori previsti come fine 2019, quindi ci siamo e speriamo che questo sia il primo tassello di altri più importanti per la città. È certamente un'ottima possibilità per la nostra città, perché in particolare le aree esterne, la vivibilità, diciamo, di questi spazi, considerate anche la nostra possibilità climatica, è certamente un'ottima opportunità per questa città.